Modalità organizzativa e sanitaria nel trattamento della SLA. Un incontro, quello promosso ad Ariano Irpino dal Centro Minerva e Panadlon, per sottolineare come questa terribile malattia colpisce frequentemente chi pratica lo sport. La testimonianza toccante di Emilio Antonio Gambacorta, da anni attivamente impegnato nella promozione sportiva. Questa malattia si diceva che era la malattia degli sportivi, però purtroppo non è così. Perché oggi registriamo moltissimi casi a persone che non hanno fatto sport. Prima erano più gli uomini, adesso anche le donne. Per cui c'è veramente da studiare molto e da portare avanti iniziative serie. Però un esempio lei di chi non molla. Io ho fatto una promessa a me stesso, che fino a che il Signore mi darà forza, porterò avanti tutto quello che posso fare, ma non tanto per me, ma per gli altri. Il problema è proprio questo, non si riesce a capire bene da che cosa dipenda, quindi se è dovuto a fattori genetici, ambientali, una commissione di queste cose probabilmente determina la malattia, ma come ci spiegavano i ricercatori dell'università, purtroppo è ancora tutto in divenire, ci sono ancora troppe poche risposte e troppi problemi riguardo questa patologia.